Ciao a tutti, sono Gianni di Autorobo.it, la community italiana dei Transformers su Facebook. Io faccio parte di quella generazione, la prima generazione, che è cresciuta con Megatron che si trasformava in pistola, quindi chiaramente il cuore e l'affetto va lì. Negli anni Megatron è stato riproposto in varie salse, in particolare con la modalità carro armato tank, che sicuramente va detto al di là dell'affetto, ripeto, che è anche mio verso la modalità pistola, però va detto che per un discorso più funzionale a livello di trama, un Megatron che è un carro armato ed interagisce con aeroplani, jet, automobili e quant'altro è sicuramente più credibile di una pistola che si trasforma, deve essere impugnata o si rimpicciolisce e quant'altro. Quindi in questo discorso di Megatron rinnovato come carro armato è uscita quest'anno, siamo nel 2022, una versione di Megatron davvero incredibile. Poco tempo fa, e lo potete trovare qui sul mio canale, ho realizzato un video in cui parlo delle migliori versioni di Megatron, ma ancora non avevo questa versione in collezione. E posso dire che con questa modalità tank e con tutta l'arroganza, la potenza, il carisma che trasmette, siamo di fronte al Megatron più epico di sempre e si ispira al design del film di Travis Knight. E dunque andiamo di là a parlarne. Dopo molti anni di collezionismo ho messo mano su moltissimi modelli sia ufficiali che terze parti e non mi aspettavo che ancora oggi un modello tirato fuori dal blister mi potesse far sfracellare la mascella sul tavolo. Davvero tirato fuori dal box, se già le foto in rete danno l'idea di quanto sia mastodontico, davvero dal vivo è ancora più stupefacente. In particolare questa verniciatura che dà questo effetto di metallo vissuto dopo numerosi combattimenti è davvero dall'idea che tutto il modello sia in metallo. In realtà non è tutto in metallo, abbiamo metallo in particolare sui piedi e sugli avambracci. Questo cannone al plasma così imponente, tra l'altro chicca di classe, ci sono le batterie fornite all'interno, quindi lo accendo e vedete il mitico sparo. Quindi batterie fornite già all'interno che vabbè presto toglierò per il solito problema dell'acido che potrebbe scaturirne. Anche la scultura del viso molto evocativa con alcuni tratti ovviamente realistici, poiché è proprio il realismo la caratteristica principale di questo modello. Tutti i dettagli che ha danno proprio quest'idea di realisticità, appunto. E, ripeto, come detto all'inizio, sono io il primissimo affezionato al Megatron Generation 1, ma davvero avendo questo tra le mani arriva tutta la sensazione di un Megatron definitivo, di un Megatron del futuro che comunque guarda al passato, in quanto come vedete i tratti evocativi sono davvero tantissimi. Grande posabilità e solidità. Una volta messo in posa sembra praticamente una statua inviolabile ed invece non solo è posabilissimo ma soprattutto è trasformabilissimo. Come accessori a questa stupenda spada e queste due teste aggiuntive, una con il ghigno e l'altra per chi volesse una testa meglio camuffata nella modalità alternativa. Per dare un'idea delle dimensioni abbiamo qui il Masterpiece 36 che è circa 24 cm ed è la scala ufficiale dei Masterpiece e di fianco il nostro Megatron
Megatemp. Siamo a più di 34 cm. Qui di fianco il colosso Masterpiece 1 che di fianco impallidisce, e qui abbiamo il Transform Element OP Leader, sempre nella scala odierna dei Masterpiece. E dunque, con spirito di divertimento e con una bella birretta, andiamo a trasformarlo.
Ed eccoci arrivati alla modalità alternativa, una sorta di tank cybertroniano alla Metal Slug che dà proprio l'idea di robustezza del tipo che una volta in movimento è inarrestabile. Questo lo fermi forse se gli lanci addosso un pianeta intero, forse. Tuttavia, nonostante sia davvero un ottimo tank, con tutti i dettagli sempre metallici che derivano dal robot, è proprio nel tank che risiedono gli unici difetti di questo strepitoso modello. Primo difetto, che comunque in un Transformer non posso mai perdonare, è la testa a vista. Dunque, questa è una testa alternativa che vi ho fatto vedere all'inizio del video, sostituisce in pratica la testa normale con questa testa alternativa. Tuttavia, con tutta l'ingegneria avrebbero potuto mettere dei pannelli qua che andavano ad esempio a nascondere qua, oppure questo pannellino fare in modo che fosse all'interno della testa. Magari la testa sarebbe stata leggermente meno bella, però insomma, in un modello del genere avere una testa esterna per poter avere il viso camuffato è poco tollerabile come cosa. Possiamo estendere il discorso dicendo che, ad esempio, i costosi e blasonati Chogokin hanno anche soluzioni del genere, dove appunto vengono inserite mani, teste, petti esterni, eccetera. Però, per mio gusto, soprattutto su un Transformer, insomma, bastava davvero pochissimo per nascondere quel dettaglio lì. Soprattutto poiché abbiamo il secondo difetto, che è il cannone completamente fisso. Essendo appunto fisso, a maggior ragione ci stava qua il pannello, uno qua e uno dietro, per nascondere la testa, tanto questo è fisso. Altro grande difetto è il cannone fisso. In un modello del genere, un cannonazzo fisso non è cosa buona. Anche se si salva leggermente in calcio d'angolo con questa torretta, che è completamente snodabile. È completamente snodabile questa torretta, quindi va un attimino a salvarlo in calcio d'angolo, anche se, ripeto, almeno verso l'alto, però proprio fissa così non è il massimo. E ripeto, essendo fissa, pannellini qua per nascondere la testa, però non l'hanno fatto, pazienza. Anche qui ovviamente possiamo simulare lo sparo. Comparazione con MP33 Inferno, MP28 Hot Rod. Anche la trasformazione risulta abbastanza fluida e divertente e sicuramente ben congegnata. E nonostante i difetti citati, resta la grandissima accuratezza di questo modello. Un robot davvero imponente, incredibile e strabordante sotto ogni punto di vista, tanto che mi portano davvero di cuore a consigliarlo a qualsiasi collezionista di qualsiasi robot su qualsiasi pianeta. Con questa inquadratura chiudo questa video recensione. Mi raccomando, vi invito ad iscrivervi al mio canale e a lasciare un bel like. Vi ringrazio tutti, vi saluto e ricordiamo che la fantasia nutre e rende l'anima eternamente giovane.